già da bambino disegnavo tantissimo, quindi ho pensato che potesse diventare un lavoro. Poi con delle esperienze fatte sia con l'Accademia delle Belle Arti, con le scuole artistiche e anche conoscendo un po' i grandi autori che c'erano all'epoca, tipo Battaglia, Toppi, così mi sono indirizzato verso il fumetto. Le mie prime esperienze sono state sul Lancio Story sicuramente, con Giovannini che un po' mi indirizzava, mi dava dei consigli. Erano delle storie brevi che comunque hanno fatto in modo che facessi quel apprendistato indispensabile per raggiungere una certa professionalità. Una delle prime soddisfazioni è quando ho capito che avevo imparato un mestiere. Io lavoravo già da qualche anno con la Bonelli e mi hanno proposto di disegnare il Texone. All'inizio ti tremano i polsi perché è sicuramente un personaggio molto importante e anche difficile da disegnare. Poi ho pensato che essendo un lettore la cosa migliore era disegnarlo con il cuore. Quindi l'ho disegnato senza preoccuparmi troppo di cercare una cifra stilistica, realizzarlo con un segno fresco, dinamico, anche se vogliamo abbastanza accademico. Massimo Rotondo è legato a grandi opere, grandi titoli bonelliani, ad esempio appunto Tex, Brandon, ma è un autore anche molto molto trasversale, un grande pittore, sketch artist per il cinema, pensate che ha collaborato anche sul set di Gangs of New York. Quando ho iniziato il mio lavoro di fumettista, il fumetto era considerato un po' un surrogato del cinema. E secondo me la conquista in questi anni è stata che il cinema adesso attinge dal fumetto, lo vediamo con le produzioni americane di supereroi e non solo. Quindi la vedo come sicuramente una conquista per quanto riguarda le capacità espressive e l'importanza del fumetto nel mondo dell'arte. Il mio approccio al cinema è stato inizialmente casuale, poi ho conosciuto Milena Cannonero. Insieme abbiamo lavorato in diversi film, nel senso che io facevo l'illustratore, visualizzavo le sue idee. Poi ho lavorato anche con altri costumisti, altri scenografi e anche lì ho imparato molte cose. Ulisse, il mio nome è nessuno, è stato veramente molto divertente. Come character design per i personaggi e anche per le scenografie ho disegnato centinaia di disegni. Poi ho trovato delle affinità elettive con il regista Giuseppe Laganà, purtroppo è scomparso. Una persona stupenda, un grande professionista, mi ha insegnato tantissime cose. Grande creatività e mi manca molto. Quello che abbiamo fatto insieme è stato secondo me molto stimolante per la mia carriera.